Benvenuti, siamo al secondo incontro di abbiamo chiamato VR Chat e Suite Home, anzi Suite Home e VR Chat, ma in realtà, come vedrete, di VR Chat non facciamo vedere ancora nulla in queste due lezioni, ma è tutto un po' una preparazione, nel senso che a seguito anche del fatto di riuscire a preparare degli ambienti in ambienti che possono essere condivisi su OpenSim piuttosto che su Mozilla Hubs, piuttosto che su qualunque altro mondo virtuale. Quindi vediamo stasera come fare proprio l'export da Suite Home ai mondi virtuali classici. I mondi virtuali su cui ci concentriamo sono sostanzialmente Mozilla Hubs, che vedremo che è il più facile fra tutti, nel senso che facendo un ambiente Suite Home 3D lo possiamo trasportare tranquillamente in Mozilla Hubs. Invece il trasporto su OpenSim lo farà vedere meglio Michelangelo, che farà una dissertazione su tutti i trucchi che bisogna fare per portare in OpenSim, che non sono difficilissimi, ma sono tuttavia un pochino da tenere sotto controllo. Allora, vediamo un po'. Suite Home 3D, intanto mi chiedo conferma, mi vedete tranquillamente? Scrivetemi pure nella chat di Zoom. Sì, Sì, sì. si Ok, vede, si vede. abbiamo Sì. allora Suite Home 3D, che tra l'altro ho dovuto aggiornarlo perché è uscito a inizio marzo una nuova versione. Faccio una versione proprio in pochi click, nel senso che faccio una stanzina, vediamo un po' se ce la faccio, quindi una stanzina, vedete che clicco e faccio poi doppio clic, quindi ho fatto i muri, quindi piccolo riepilogo molto veloce, poi vado nel pavimento, faccio doppio clic e ho fatto praticamente la stanzina, no? Su questa stanzina ci metto cos'è questa? Una finestra, giusto? Sì, porte e finestre, quindi una finestra, vediamo un po' se riusciamo a metterla. Ecco, abbiamo messo questa porta finestra. Vi faccio rivedere, casomai ripasso, che mi avvicino con il control e la rotellina, e qui c'è il concetto che vedete che a seconda dei quattro angoli in cui mi avvicino, compare questo famoso praticamente. Questo simbolo, che sarebbe questa cosa, che permette di ampliare la finestra. Il simbolo con le doppie frecce invece permette di spostare la finestra, di farla aprire verso l'esterno, verso l'interno, e qui abbiamo praticamente la finestra. Di fatto mi fermo qua perché l'obiettivo non è tanto quello di progettare una stanza, ma è adesso vedere di esportarlo. Però aspettate, prima di farlo facciamo doppio clic sul pavimento. E ci mettiamo dei colori, adesso metto dei colori a caso, giusto per avere. Quindi metto il pavimento, lo metto di un certo colore, magari lucido, il soffitto lo metto di un colore, vabbè, un colore tipo questo scuro, e poi prendo ancora i lati del soffitto, ecco, questi qui sono i lati del muro, metto un altro colore ancora. Era solo per dare praticamente un pochino di colore a questa stanzina qua. E poi facciamo quello che, in realtà l'avevo fatto vedere, che adesso la finestra è trasparente, no? Allora, perché sia trasparente vuol dire che se ci mettiamo un oggetto dentro, quindi se mettiamo ad esempio fiori, mettiamo un mazzo di fiori dentro la stanza. Ah, dobbiamo metterlo qua, mi sbaglio sempre, che cerco di essere tridimensionale, mentre invece questo programmino è ancora, diciamo, progettato per la bidimensione, no? Quindi vedete che, allora, è ancora piccolo questo mazzetto, quindi vado vicino e lo ingrandisco un po', vediamo un po', dunque, non mi ricordo mai quale di queste, così praticamente lo faccio diventare un pochino più grosso. E lo alzo magari un po'.
elevazione 32 centimetri, ma si vede, sì, è lì. Lo volevo vedere da fuori. Aspettate. Ok, si alza. Adesso è già anche troppo. Ecco, vedete che praticamente sì, lo sto mettendo in modo tale da vedere la trasparenza da fuori. Questo perché poi vedremo come portare la trasparenza in Mozilla Hubs e forse anche in OpenSim. Adesso poi chiederemo a Michelangelo se ci è riuscito anche, che era un piccolo problema, no? Comunque è una cosa abbastanza sofisticata, no? Avere un ambiente in cui abbiamo tutta la stanza con i colori, non ci sono le texture per semplicità. Poi magari vi farò un piccolo spiego sulle texture anche Michelangelo. Facciamo il salvataggio, salva con nome, di questa cosa molto semplice. Quindi andiamo credo di aver fatto, non so se ho fatto questo sotto download, quindi andiamo sotto. Disco locale C, però volevo farlo sull'altro disco. Disco D, sul disco D, ah no, il disco RD, quindi sarà il disco E, e qui abbiamo Blender, facciamo uno qua su Blender, e qui facciamo una nuova cartella, quindi facciamo una nuova cartella dove facciamo il video, facciamolo export e lo chiamo Mozilla Hubs. Quindi salviamo tutto qua sotto. Quindi il nome del file facciamo video trasparenza. Salviamo il file appunto di Suite Home. E questo però è un formato che riconosce solo Suite Home. Se invece vogliamo fare in modo tale che sia visibile da Blender, dobbiamo esportarlo in formato OBJ. Quindi per farlo facciamo export, vedete che mi fa vedere export sempre lì, mi ha tenuto il nome dell'oggetto principale, quindi OBJ, faccio salva e gli faccio esporta tutto. Poi vi farà vedere Michelangelo che si può esportare anche dei pezzettini, no? della stanza, tipo su OpenSim potrebbe essere preferibile fare l'export di pezzettini perché potrebbe essere troppo complicato, ma per iniziare facciamo solo un export minimale, quindi cioè di tutto quello che c'è. Mi fermo un attimo, è tutto chiaro questo che abbiamo fatto vedere, cioè praticamente la composizione di una stanza, la messa in piedi di una finestra, in questo caso si possono mettere anche delle porte, quelle cose lì, e si possono mettere anche dei colori. Oltretutto, se si vuole rimanere nell'ambito low poly, conviene non mettere texture o metterne la minima quantità possibile, altrimenti ovviamente si può poi mettere quello che si vuole. Ok, allora adesso il pezzettino successivo consisterà nell'andare in Blender. Vediamo un po' se riusciamo a entrare in blender.exe. Dovrei avere vabbè, c'è la 291, spero che sia uguale alla 292. Comunque la 291, quando entra, abbiamo il cubo, quindi di Blender lo usiamo se riusciamo il meno possibile, però siamo obbligati a usarlo, ma anche perché è comodissimo. Il Blender praticamente permette di fare tantissime cose. Ho premuto Canc, mi ha cancellato il cubo, inoltre che l'ho selezionato, e vado a fare File, Import, e vado a prendermi il Wavefront OBJ. Il Wavefront OBJ lo andiamo a prendere su E, Blender, Export Mozilla Apps. E vedete che qui abbiamo due file, l'OBJ e l'MTL. In realtà in quella cartella, se ci fossero delle texture, avrebbe messo anche tutte le texture. Però andando come abbiamo fatto adesso, compare soltanto l'OBJ. Però
Però OBJ e MTL, in realtà MTL vuol dire material, no? Quindi se ci sono delle texture, lui quando cliccate su OBJ va a vedere anche il punto MTL e di conseguenza va a prendersi anche le texture, che è meglio che siano tutte insieme. Quindi noi facciamo import, ecco, e la prima cosa che vediamo, che molti mi hanno scritto, è che sembra non succedere niente. Non so se quanti di voi ci hanno provato. Ma hanno anche scritto, dice, perché non è successo niente? Allora, la risposta è che facendo il default come abbiamo fatto, Suite Home 3D fa le case che sono circa 50 volte più grandi di quello che Blender riconosce. Quindi, per riuscire a vederle, bisogna ridurre la casa di almeno 50 volte. Quindi non cliccate da nessuna parte, quindi come vedete rimane evidenziata la cosa che avete importato, oppure se per caso non l'avete avete già cliccato da altre parti, cosa che però vi sconsiglio, dovete poi andare poi su questo tasto destro e poi c'è la possibilità di fare Select Hierarchy. Che vuol dire Select Hierarchy permette di selezionare tutti i pezzi sotto, no? Associati a questo. E facendo quello potete fare una scala, che io suggerisco di fare una scala 0,2, ah no, forse era 5 volte. E se io faccio scala 0,2, no, allora, aspettate. Faccio scala.02, ok, 02, era giusto quello che ho detto prima. Vedete che la nostra casina compare. Quindi il primo trucco che cerco di spiegare quando si fa l'export da Suite Home è di fare S, proprio di usare il tastino S, e poi cliccando S02 vedete che si ottiene esattamente la nostra casina che abbiamo progettato. Per andare poi nella casina bisogna poi andare dentro, quindi in qualche modo si può praticamente scivolare dentro. Ma la cosa che notate subito è che i colori ci sono, ma le finestre non sono trasparenti. Ecco perché non vedevo qualche oggetto importato in OBJ. Ok, no, perché qui vedete che ne ha generati veramente tanti. No? Ah no, questi sono i materiali in realtà. Quindi quando importate ha preso una sola casa e poi tutti questi affari qua sono i materiali, cioè il simbolo rosso. Quindi in realtà probabilmente bastava semplicemente cliccare questo e si aveva lo stesso effetto. Però tenete conto che più o meno questo è il lavoro da fare. Poi Michelangelo mi diceva che aveva scoperto dei numeri di ingrandimento che permettevano di ottenere le varie cose, cioè di poterle poi importare in OpenSim con le dimensioni giuste. Adesso, per vedere la trasparenza, ed è qui il problema, occorre intanto andare in modalità texture, questa qua, oppure in questa in modalità render, che è l'ultima, ma io preferisco quella texture perché è più facile da vedere, perché è indipendente dalle luci, no? Quindi si vede anche le zone in ombra si vedono abbastanza comodamente. Ok, mi avvicino giusto per vedere. Ecco, la cosa importante di tutto ciò è di andare poi a vedere i materiali di cui sono composte le finestre. Magari poi può darsi che vi faccia vedere qualcosa del genere anche Michelangelo, ma per vedere il materiale delle finestre potete andare in Edit Mode, quindi anche premendo Tab, e selezionare anche solo, prendiamo le facce, e selezioniamo un pezzo di una faccia della finestra, questa, e andiamo a vedere che questa faccia qua è praticamente questo fill gray. Questo fill gray vuol dire, credo che voglia dire grigio sporco, no? Ora, questo Filt Gray non lo vedete trasparente perché purtroppo, e questo è un problema di Blender, occorre andare, vediamo un po', qui sulla destra, quando siete nei materiali, in fondo nei settings c'è il Blend Mode e questo ha a che fare con la trasparenza. Quindi
Quindi per vedere la trasparenza dovete togliere l'opaco, qua. Opaco vuol dire che ve lo fa vedere tutto, diciamo, non trasparente in pratica come adesso, e poi gli mettete una cosa diversa da opaco, ad esempio alpha clip. Vedete che nel momento in cui ho fatto l'alpha clip mi fa vedere le finestre trasparenti. Questo tra l'altro è un trucco molto importante che pochi sanno. Io ho fatto anche un ciclo di video l'anno scorso dove spiegavo anche come vedere la trasparenza. Però non so se quanti di voi l'hanno visto. Mi fermo solo un istante solo per chiedervi un po' di feedback su questa operazione dell'alpha clip, che tra l'altro si può fare alpha clip oppure alpha hashed, che probabilmente alpha hashed funziona un po' meno bene, oppure alpha blend. E sono dei modi diversi in cui praticamente si manifesta la trasparenza. Avete dubbi su questo giro che abbiamo fatto? No, io però, anche se non vedo la trasparenza in Blender, ma so che c'è, non mi preoccupo. Quindi non avevo mai provato. Però se voi ci fate caso, cioè non se voi ci fate caso, la mia prima delusione in assoluto che ho avuto con Blender nel 2007 è che progettavo delle finestre trasparenti, le realizzavo e poi non si vedeva la trasparenza. E dicevo, ma insomma, cioè, abbiamo un CAD che permette di fare tutto ciò il possibile e immaginabile e non riusciamo neanche a vedere le trasparenze, no? Comunque, in realtà così non va neanche bene. Abbiamo scoperto anche con Michelangelo che allora aspettate, dunque, in formato comunque esporto sui tome per importare su Blender e l'OBJ è stato risposto. Sì, bravo, siete tutti bravissimi a darmi una mano. In realtà abbiamo visto che una volta selezionato il materiale della finestra, che in questo caso abbiamo visto che si chiama quel filt, dobbiamo ancora andare un momento nel shading. E nello shading dobbiamo fare una cosa che a voi tutti vi sta molto antipatico, ma è che abbiamo visto che almeno su Mozilla Hubs ha un effetto fondamentale, è quello poi di controllare la trasparenza. Cioè, adesso se voi, adesso mi metto sulla finestra sopra in modo tale da vedere il vaso di fiori, no? Allora, non so se... Vedete, quando andiamo sullo shading, controlliamo il materiale con cui è fatta la finestra, che si chiama Filt Gray, vedete, sulla 11, ma questo è relativo. Questo è fatto con uno shader, si chiama. Lo shader sarebbe praticamente un robot che gli dice quanto luminoso, quanto riflette, se c'è una pellicola trasparente sopra, se c'è... insomma, è una roba incredibile. Tanto questo robot si chiama Principled BSDF, perché... È il modo in cui la Disney chiamava questa roba qua, no? Quindi una roba che in Blender è arrivata soltanto 2 o 3 anni fa, prima non ce l'aveva. Quindi adesso Blender usa lo stesso shader che usa la Disney per fare i suoi cartoni animati, no? E quindi c'è un nome che deriva dal modo in cui lo chiamava la Disney. Ora, l'elemento che noi interessa controllare è questo qua. Adesso ingrandisco con la rotellina, mi alzo questo. E vedete che qui abbiamo un pezzo che chiama l'alfa. Allora, l'alfa, questo, se lo mettiamo tutto a uno, vedete che diventa completamente opaco anche lui. Se invece lo sposto tutto a sinistra, cioè praticamente progressivamente praticamente rende più o meno trasparente la finestra. Abbiamo notato con Michelangelo che il default che metteva sui tom, che era 0,5, su Mozilla Hubs veniva interpretato come opaco. Quindi per riuscire a vederlo trasparente occorre abbassare l'alfa a un valore molto più basso, tipo 0,1. Ok? E una volta fatto questo, si prende semplicemente questo oggetto, quindi è sufficiente, e poi lo si esporta in GLTF. Ora, l'altra volta vi ricordate che c'era Rosanna, no? Che era intervenuta. Rosanna, quando aveva fatto questo mestiere con la sua mostra d'arte, in particolare quando poi doveva fare l'export e poi l'import su OpenSim, gli uscivano dei problemi enormi. E
E perché gli uscivano dei problemi enormi? Perché intanto aveva le normali sbagliate. Normali sbagliate, non so quanti di voi sanno cosa siano le normali. Le normali sono praticamente una specie di freccia che esce da ogni faccia della vostra strutto, della vostra mesh, ed è il senso lungo il quale poi vengono viste le texture e i colori. Quindi se la freccia esce e viene verso di voi, allora la normale permette di vedere la faccia. Se invece la normale non esce dalla faccia, ma va verso l'interno, quella faccia risulterà trasparente. Questo è un trucco che hanno fatto 30 anni fa, per riuscire a dimezzare il carico sulle CPU, no? Per poter fare le texturing. Quindi dovevano risparmiare ogni bit e quindi hanno fatto questo mestiere. Come si fa a vedere da noi le normali? L'abbiamo già fatto vedere un sacco di volte, ma lo faccio rivedere per l'ennesima volta. Andate qui, spero di aver beccato. Ecco. No, lì si vedono i normali, però era un altro. Ah, face orientation, vero? Praticamente andando su questo terzo gruppo di box, abbiamo geometry face orientation. Quando faccio face orientation, vedete praticamente il modo in cui quell'oggetto è fatto. Cioè se è blu, vuol dire che è giusto. Se è rosso, vuol dire che i normali stanno andando verso l'interno. Quindi in teoria, adesso la cosa più importante in realtà è vederlo da dentro, no? Vedete che vedendolo da dentro va bene, quindi voi probabilmente lavorerete dentro la casa. Quindi in questo caso va anche bene perché sono tutte blu. Ma il problema che vi sta dicendo questa cosa è che se lo vedeste da fuori casa, dall'alto, anche se dentro c'è se quello è un soffitto, vedendolo da fuori qui si vedrà che è trasparente. Quindi se voi volete evitare che sia trasparente dovreste invertire le normali. Adesso in questo caso dicevo non è un problema, bisognerebbe vedere se invertendo le normali magari non diventano rosse dentro, che sarebbe brutto. Quindi per semplicità in questa piccola esposizione non ve le inverto, però sicuramente se fossero rimaste rosse delle normali qua dentro, allora conviene fare l'inversione delle normali. L'inversione delle normali vuol dire andare selezionando la faccia, quindi col tasto sinistro, e poi c'è, dov'è che lo fa? Non mi ricordo più, mesh, no, UV forse. No, non è UV, sarà face. Uffa. Chi mi aiuta a trovare il tasto dove dice? Mesh. Mesh, grazie. Normals. E normals sotto, qua. Sotto. Oppure e Alt N, come dice sì. Marlou. Ok, Alt N. E Alt N praticamente permette di flippare. Praticamente voi selezionate il pezzo di faccia che è sbagliato, che è rosso, e quello lo cambia. Il problema è che se per caso quella parete è fatta solo da due, da una faccia sola, non si risolve il problema, quindi questa è una cosa che bisogna poi risolvere solidificando con altri sistemi, come ha insegnato anche Eva. Però adesso la cosa importante è aver visto che i normali sono più o meno a posto quando si è dentro, e vediamo invece l'altro problema che invece si era trovata Rosanna, che ve lo esprimo, e c'era l'applica della scala e rotazione. Praticamente quello che succedeva è che se lei cliccava, quindi invece che edit mode andiamo in object mode, clicchiamo su questo elemento che sarebbe la nostra camera, e se noi andiamo, mi sembra che sia questo, ecco, vedete che se andiamo su questo simbolo che sarebbe questa specie di cubo quadrato in realtà fra questa cornicina, qui a destra ci fa vedere quello che si chiama il transform. Allora il transform si ricorda le trasformazioni che abbiamo fatto all'oggetto iniziale, quindi se voi vi ricordate l'abbiamo ridotto a 0,02 e lui se lo ricorda questa informazione. 0,02 era una cosa che abbiamo fatto e lui ci rimane marchiato dentro l'oggetto. Cosa che in questo momento non darà grosso fastidio,
ma potrebbe darlo se fosse negativo, cioè se questa scala fosse negativa, questo oggetto non potremmo mai importarlo su OpenSim, darebbe un errore. E per qualche motivo mi dà una rotazione lungo l'asse X, che non so, forse l'ha fatto durante l'import. Comunque, fatto sta che se io voglio avere tutto neutrale, quindi avere la transform come se l'oggetto fosse stato fatto e progettato proprio per stare in queste condizioni, devo fare quello che si chiama l'apply, che adesso vediamo un po' se me lo ricordi, apply, ecco, sotto object, apply, e facciamo di solito la cosa più importante è rotation and scale, in realtà sarebbe lo scale più importante. Comunque se facciamo apply rotation and scale, vedete che la rotation va a 0 e la scale va a 1, 1 scalato sulla x, sulla y, sulla z, ed è questa è la cosa più efficace per poter lavorare poi su, soprattutto su OpenSim. Allora, una volta che si è fatta questa cosa qua, è preferibile fare il salvataggio del vostro del vostro Blender, quindi andiamo sotto, se ci riusciremo ad arrivarci, andiamo sotto, quindi facciamo di qua Blender Export Mozilla Hubs, che è quello che abbiamo fatto adesso, e salviamo questo come il Export Mozilla Hubs.blend, giusto perché così abbiamo un salvataggio in versione .blend. Ma quello che noi poi vogliamo ottenere in Mozilla Hubs, ad esempio, è un GLB, cioè praticamente usiamo sostanzialmente Blender per aggiustare la nostra mesh. Quindi aggiustiamo la nostra mesh, come facciamo? E soprattutto per cambiargli formato, quindi aggiustare se necessario, rimpicciolirla, come in questo caso se troppo grossa, e poi cambiargli le normali se necessario, applicargli le scale se per caso abbiamo fatto dei casini o se succedono dei casini. Dopodiché dobbiamo fare semplicemente l'export in formato che riconosce Mozilla Hubs. Nel caso di Mozilla Hubs il formato è GLTF, cioè .glb. Nel caso di OpenSim si esportava in .dae con l'ADA, e ve lo farò vedere brevemente, ve lo dirà Michelangelo. Noi adesso facciamo in GLTF, e quando facciamo l'esport in GLTF ci andiamo ad accertarci che nella parte di geometria sia marcata l'UV, le normali, i vertex color, i materiali siano esportati e le immagini siano automatiche. Altrimenti, se per caso non avete questa impostazione, non si ha l'effetto desiderato. E poi dice limit to selected objects, quindi esportiamo soltanto la nostra stanzetta, e poi quando la esportiamo in formato GLB diventa export Mozilla Hubs.glb. Quindi facciamo export GLTF 2.0. Tra l'altro, ecco solo una cosa, il formato di Mozilla Hubs è GLTF binary, che vuol dire GLB. Alcuni altri programmi vogliono dei GLTF, che sono di formati ASCII. Quindi il GLB è un formato molto compresso. Quindi noi facciamo GLB, facciamo l'export GLTF 2.0, dopodiché andiamo a questo punto sul nostro Mozilla Hubs. E in Mozilla Hubs, tra l'altro, prima di fare questa operazione, quindi entrare finalmente in Mozilla Hubs, volevo chiedervi se è tutto chiaro fin qua. Tra l'altro mi dicevano prima le normali altenne. E le, grazie. Come? Sì, grazie. E invece CTRL A è il per l'applicare, CTRL A. Solo che io, essendo dislessico, non mi ricordo mai i tasti, quindi li vado sempre a cercare disperatamente, oppure me li marco in un foglietto a fianco, no? Allora, facendo in questo modo qua, andiamo in Mozilla Hubs. Mozilla Hubs, non so quanti di voi lo conoscono, probabilmente quasi tutti. Comunque, allora qua intanto mi chiederà di fare la sign in, quindi andiamo a sala ZAR. Ok, mi ha mandato un'email.
Quindi andiamo a vedere la email che mi ha mandato. Dovrebbe essere finita qua. Ups. Dunque, quello che ha mandato 0 minuti fa è questo. Quindi così praticamente ok. Quindi vedete che qui adesso mi ha fatto vedere effettivamente il mio tutto il mio dashboard. Nella dashboard io vado in Spoke perché voglio costruire una stanza. Ho fatto un sacco di lezioni l'anno scorso su come si usa sia Mozilla Hubs che Spoke, quindi non sto qui a dettagliare, no? Quindi per chi non lo sapesse ci sono tutti questi corsi. Faccio un new project, empty. Empty vuol dire che lui crea una struttura che in realtà non è proprio empty, ma c'è una specie di cratere. E noi andiamo adesso a aprire e andiamo sul Lender Export Mozilla Hubs. Vedete che qui abbiamo tutti i file che abbiamo esportato, quindi li andiamo a vedere. Abbiamo il punto blend, che sono 1 mega, il GLB, che è quello che adesso andiamo a importare, MTL-OBJ sono praticamente la parte di Export OBJ, e poi l'SH3D Suite Home 3D. Noi adesso quello che ci interessa è il punto GLB. Quindi il punto GLB lo prendiamo da qua, lo trasciniamo direttamente nel nostro Spoke. Ok. Ecco, in realtà abbiamo visto che le dimensioni sono minuscole, quindi probabilmente potevano anche andare bene le dimensioni originarie con cui le avevamo scelte. Però vedete che la scala qui ha messo 0,01, quindi gli mettiamo una scala un po' più grande. Se gli mettessimo 1,1,1, forse è troppo grossa. Ah no, l'ha messa qua. Qui andrebbe già benino. Ecco, questo qui. Scala, quindi vedete che abbiamo visto che siamo dentro e vedete che si vede praticamente questa stanza che abbiamo fatto, la pubblico, adesso ve la fornisco, quindi la chiamo Suite Home 3D Export Transparent, faccio Save Project, quindi lo salva, e poi faccio il Save and Publish, siamo Remix. Save and Publish vuol dire che questa scena a questo punto diventa disponibile come scena per progettare una stanza. Adesso lui mi sta dicendo che è tutto a posto, che è proprio tutto low poly. Faccio Publish Scene, quindi lui mi pubblica questa scena, quindi fa tutto l'upload, che in realtà dipende anche da quanta roba c'è dentro. Voi direte non c'è quasi niente, ci impiega troppo, ma tutto sommato rispetto a Sansar o altri strumenti va anche bene. E poi abbiamo la possibilità di fare View Your Scene. E se io faccio View Your Scene, mi fa vedere la scena di per sé non si può vedere, bisogna costruire una stanza con questa scena. Quindi facciamo Create a Room with this Scene. Quindi lui costruisce una stanza con quella scena. Entro come join room, metto in muto, entro nella stanza e vedete che posso praticamente vedere in trasparenza quello che c'è fuori, non della finestra, il che è molto interessante, no? E da fuori vedono dentro. Ora, se voi voleste per caso entrare in questa scena, vediamo un po' se riusciamo, com'è già che si fa. Ah, non ti chiede l'email se a me, io adesso ho fatto un refresh del PC oggi pomeriggio e quindi mi richiede una cosa.
Però se noi a questo punto gli mettiamo, sembra invite, vedete che l'invite si può fare in vari modi, quindi posso invitare la gente a venire qua, quindi lo faccio con link, lo faccio copy e quindi vi metto il link, quindi se voi seguite questo link dovreste entrare tutti insieme con me in questa stanza. Ok, vedo che qualcuno sta entrando. Infatti c'è Laura e gli altri. Ecco, vediamo che ci sono tutte le persone. Anche Michele o Emanuele, che magari non sono mai entrati su Mozilla Hubs, in teoria non dovrebbero avere drammatici problemi. Tanto non è neanche necessario farsi l'account per entrare. Ok, vedo che ci sono. Ecco, quando entrate nella lobby, poi dovete entrare, cioè ci sono, c'è un doppio ingresso, no? Si entra nella lobby e poi si entra dentro. Ok, allora questo è più o meno tutto quello. Allora, io la parte di export su Mozilla Hubs l'ho fatto. Vi chiedo se ci sono dei dubbi, delle cose particolari, delle cose che non vi tornano, no? In quello che vi ho fatto vedere. Chiaramente chi mi ha seguito tutto l'anno scorso non dovrebbe aver avuto grossi problemi. Invece adesso se Miki c'è gli lascerei. Allora io qui se volete esco, anzi diciamo che esco, quindi chiudo la stanza, quindi chiudiamo la stanza, chiudo anche diciamo lo Spock. E poi chiudo anche la condivisione dello schermo. Ok, quindi Sì. scusate, se Michelangelo c'è. Ok, Sì, ci sono, un attimo che condivido il mio schermo. Ok. allora mi muto, quindi ti lascio andare a te. Scusa se ti ho preso troppo spazio, No, ma. tranquillo, tranquillo, tanto diciamo che il procedimento in OpenSim è un po' più complesso, nel senso che purtroppo, per quanto riguarda le texture, anche provando a mettere le varie spunte, non si riescono ad importare. Quindi, essenzialmente, oggi vediamo come risolvere il problema più grande, perché le texture le possiamo rimettere con i soliti metodi, insomma, con il seleziona faccia, quindi in modo molto semplice, dato che comunque rimane comunque la mappa delle texture sulle pareti. Ma il problema essenziale nell'importare in OpenSim è questo qui. Io ho caricato praticamente due stanze, diciamo, identiche, che avranno una un problema e l'altra invece avrà risolto questo problema che è essenziale. Se vedete adesso il mio avatar, se vado contro, era l'altra, questa qui, c'era una stanza trasparente. Allora, non so perché. Allora, praticamente diciamo che il problema adesso, non ho capito, forse si è copiata una parete, è che importando tutto insieme il modello delle nostre casette in OpenSim, quindi facendo come abbiamo fatto in Mozilla, no? Il passaggio in Blender, esportando in questo caso in .dae, che è il formato che viene caricato da OpenSim. Se carichiamo tutto insieme, arredo, pareti, eccetera, abbiamo praticamente che nella maggior parte dei casi le nostre pareti o comunque parte degli oggetti avranno una fisica fantasma, anche se effettivamente non viene impostata la spunta appunto sulla fisica, no? Per oltrepassare l'oggetto. E quindi diciamo che questa cosa è un po' sconveniente, soprattutto quando succede lungo le pareti, no? Perché gli avatar praticamente poi attraversano le pareti e quindi diciamo che non va assolutamente bene. Quindi abbiamo notato in questi giorni con Salazar che un modo per risolvere questo problema è quello di andare a separare la parte costruita delle nostre costruzioni, quindi le mura
e anche l'infissi, abbiamo visto che anche con l'infissi non dà questo problema, dagli arredi. Infatti diciamo che il problema fondamentale, notando appunto, facendo vari tentativi, sono proprio gli arredi. Infatti sono proprio questi che ci danno questo problema sulla fisica. Quindi diciamo che sempre nell'ottica di utilizzare il meno possibile il blender, diciamo, quindi fare delle operazioni il più elementari possibili, in modo tale che anche chi non sa utilizzare blender possa procedere in modo tranquillo ad importare in OpenSim o nei vari mondi virtuali, vediamo un po' come poter esportare a blocchi le due parti, diciamo. Allora, io adesso gli arredi li esporterò in un unico blocco insieme, però vi consiglio anche per gli arredi, qualora proprio vi piacessero, di esportarli o singolarmente o in blocchi molto molto piccoli, perché anche se esportando praticamente tutti gli arredi insieme avrete quel problema che alcuni arredi saranno fisici, cioè quando ci sbatto con l'avatar, l'avatar ci finisce sopra, casomai, e alcuni saranno fantasmi, quindi praticamente verranno oltrepassati dall'avatar, e quindi diciamo che anche in questo caso non è il massimo. Diciamo è già più accettabile che oltrepassare le pareti, quindi diciamo che poi dipende comunque dalla vostra fretta, no? Se volete importare tutto insieme, per quanto riguarda l'arredo, potete correre questo rischio, quindi fate dei piccoli colpi. Quindi diciamo che, tornando nel nostro Sweet Home, vediamo adesso come esportare separatamente i nostri formati che poi andremo ad aprire in Blender e in modo molto semplice salvare in .dae. La prima cosa che voglio fare è quella di andare a esportare la mia stanza. Un attimo che zoom un po' indietro per vederla tutta. Ok, quindi ora io voglio esportare semplicemente in un unico blocco le pareti e gli infissi, semplicemente senza inserire appunto l'arredo. In questo caso è molto semplice, però vi garantisco che quando lavorerete a progetti più ampi con molti più arredi, la cosa inizia a diventare un po' complicata. Allora, come vedete, se noi andiamo sulla sinistra, abbiamo praticamente l'elenco di tutti gli oggetti e anche infissi che sono presenti sulla nostra scena. E proprio verso destra di questo elenco di oggetti abbiamo delle caselle che mi indicano appunto la visibilità degli oggetti. Quindi cosa faremo essenzialmente per andare a esportare soltanto la struttura della casa? Dovremo andare a spegnere tutti quegli oggetti, tutti gli arredi praticamente che non ci interessano, perché vogliamo appunto esportare tutto tranne gli arredi. Quindi diciamo che nel caso in cui avete pochi oggetti, potete in modo molto semplice andare a togliere la spunta, ad esempio la tolgo qui al divano, e come vedrete questi oggetti saranno invisibili, quindi li abbiamo tolti dalla nostra scena, quindi esportando questa scena in realtà non avremo più questi tipi di oggetti. La cosa si va a complicare quando naturalmente voi avete costruito un'intera casa, magari anche a più piani, con molti arredi, e quindi cosa succede? Succede che avrete un elenco molto lungo di oggetti. Andare a spuntare ogni oggetto si può fare, però inizia già a diventare un po' noioso, no? Quindi come facciamo, diciamo, a semplificare il passaggio appunto di spegnere tutti questi oggetti? Praticamente vado a premere il primo oggetto, il primo oggetto che voglio selezionare, vado all'ultimo oggetto che voglio selezionare, quindi ad esempio sedia, e quindi ho innanzitutto creato e vado a creare col tasto destro del mouse un raggruppamento, quindi vado a raggruppare. Mi crea questa cartella che potrei chiamare rinominare, faccio doppio clic, la rinomino con arredo, e magari per ottimizzare ancora di più i tempi vado a prendere anche quello che è sfuggito, quindi i fiori
con control posso selezionare singolarmente, no? Quando avete degli oggetti in mezzo, basta premere control, tenere premuto control e andare a selezionare l'oggetto successivo, quindi il divano, i fiori e il cammino. Prendo questi oggetti e li vado praticamente a spostare nel raggruppamento. Quindi vado a raggrupparli. Ok. Si potrebbe in teoria andare a questo, lo dovrei spostare a fare un raggruppamento ancora, quindi diciamo unisco tutto in un raggruppamento, no? Quindi ora se noi andiamo a togliere la spunta a tutto il raggruppamento, potete in modo molto semplice andare a togliere tutti gli arredi, quindi con una semplice spunta potete inserire o togliere gli arredi. Questa cosa diventa utile anche da un punto di vista progettuale se appunto volete andare a creare dei blocchi, dei raggruppamenti per quanto riguarda gli arredi di una stanza rispetto ad un'altra stanza. Quindi ora nella nostra scena, come vedete, abbiamo la nostra casetta sfoglia, in questo caso stanza sfoglia, e quindi posso procedere, un attimo che ho questa barra. Ok, posso procedere con l'esportare, quindi vado a vista 3D e esporto in formato OBJ, quindi diciamo che ora non lo faccio perché l'avevo già salvato, io ad esempio l'ho salvato come, come mura, quindi qui, salvo, sostituisco. Ora vediamo il caso contrario, perché nel caso contrario c'è una difficoltà in più, quindi magari in questo caso sì, lascio tutto praticamente e vado a spegnere le finestre e le porte, quindi riaccendo l'arredo. Se voglio esportare soltanto l'arredo, la mia difficoltà in questo caso è che praticamente tutta la struttura della casa, anche se io ho spento finestre e porte, rimane perché appunto non è presente nell'elenco appunto delle caratteristiche che io ho praticamente sulla mia scena. Quindi in modo molto semplice non dobbiamo quindi eliminare tutta la stanza, quindi possiamo evitare di eliminare la stanza per isolare l'arredo. Abbiamo la possibilità, selezionando ciò che vogliamo esportare, in questo caso io ho selezionato tutto l'arredo, possiamo andare a vista 3D, sempre esporta in formato OBJ, e in questo caso nel momento che salviamo ad esempio l'arredo, sostituisci, lui mi dice appunto se voglio esportare tutto ciò che è presente nella scena oppure solo quello che è selezionato. In questo caso, dato che voglio esportare soltanto l'arredo, io andrò a selezionare appunto esporta selezionato. Quindi verifichiamo in Blender che effettivamente abbiamo isolato le due cose. Al nuovo, generale. Cancella e mi vado ad importare innanzitutto la stanza vuota. Quindi importa OBJ. Vado a recuperare il mio file. E vado ad importare mura.bj, importa. Naturalmente la nostra stanza, se vado indietro, è il più grande del normale. Perché questa cosa qui? Perché praticamente tutto ciò che noi in Sweetome 3D abbiamo indicato in metri, diciamo che viene moltiplicato per 100 in Blender. Quindi ad esempio se avete 6 metri in Sweetome 3D, su Blender vengono praticamente 600 metri, quindi diciamo che è questo il problema essenziale. Quindi in realtà se voi volete passare alle misure reali, quelle che corrispondono esattamente a ciò che avete disegnato in Sweetome 3D, basta fare S0.01, diciamo nel modo più corretto. Sal naturalmente ha detto di fare il doppio, praticamente di moltiplicare per 0.02 per un semplice motivo. Diciamo che già
per quanto riguarda Mozilla Apps, il problema in realtà non sussiste tanto, perché gli avatar in Mozilla, da quello che ho visto, sono abbastanza proporzionati con gli esseri umani, quindi diciamo che non abbiamo problemi di proporzioni. Quindi anche se importate in scala reale, come avete progettato, quindi moltiplicate per 0.01 la vostra struttura, per Mozilla va bene. Il problema per quanto riguarda OpenSim è che gli avatar in OpenSim sono molto più alti degli avatar che appunto, cioè sono molto più alti degli esseri umani. Quindi in realtà già tanti anni fa, per chi non lo sapesse, il trucco nella progettazione è quello appunto di prendere le misure reali e moltiplicarle per 1,75, almeno è stato questo quello che mi è stato insegnato. In realtà con gli anni gli avatar in OpenSim sono diventati ancora più alti di quanto lo erano una decina di anni fa, e quindi io vi consiglio, come ha fatto Sal, di raddoppiare le misure. Quindi praticamente in questo caso, invece di moltiplicare per 2 dalla scala reale, io premo S, cioè invece di moltiplicare per 1,75 premo S e 2, quindi vedete. Praticamente dalle misure reali adesso, se avevo 6 metri reali sia in Sweet Home che in Blender, moltiplicando per 2 vorrà dire che in OpenSim io avrò 12 metri. Quindi diciamo che questa misura è un po' più vicina all'altezza degli avatar, anche se anche con 1,75 non era malissimo. Sento qualcuno, perché... Sì, scusa Miki, sì. Maria Messere chiede se dobbiamo dividere per 100 già in Sweet Home. No, in Sweet Home le misure sono in metri, quindi è corretto. Cioè, se noi andiamo a disegnare 6 metri, sono quelli. Infatti, vi faccio notare che è una cosa molto interessante, soprattutto per chi, insomma, dovrebbe utilizzare appunto proprio per fare un vero e proprio progetto, c'è addirittura la possibilità di andare a creare delle quote. Quindi, premendo qui, e io riesco a prendere la quota andando su un vertice, da un vertice all'altro. Ad esempio, questa misura è di 619 centimetri in realtà. Quindi in realtà qui la misura è corretta in Sweet Home. E se vado a verificare in Blender, adesso è esattamente quella. Solo che mi devo ricordare dove si potevano prendere le misure. Mi pare che da qui. Pulse. Eva, ricordi dove si prendevano le misure su Blender? Perché un po' no, in questo momento no, perché è molto cambiata l'interfaccia. Sì, infatti la 279 lo trovo in modo molto veloce. E comunque è possibile fare, vediamo. Rosalia dice in modalità oggetto e quindi N. N. Ok, e poi tu. Non sei in modalità oggetto. Ah, quindi non si prendono più, perché io prima lo facevo da... Ah no, quelle forse che dice Rosalia sono quelle generali, anche se qua ci va bene. Sì, ecco, sono 12,3. Effettivamente, essendo un rettangolo, qui possiamo vederlo anche da qui. Quindi in questo caso siamo tornati ai metri, quindi qui è corretto. Sono corrette entrambe, diciamo che è differente il sistema di riferimento di Sweet Home e di Blender, quindi in entrambi i casi in Sweet Home stiamo lavorando con le misure corrette, e importando in Blender che c'è questa modifica del sistema di riferimento. No, però c'è proprio un sistema per vedere le singole misure dei muri. Sì, c'era un sistema che si potevano vedere le aree. Michelangelo, sì. C'è a sinistra la misura dopo la penna. Comunque il sistema è cambiato. Comunque ecco quindi a sinistra, dove c'è seleziona sì, select no. E ci sono i vari tasti, no, gli della strumenti barra, della barra, ecco di sotto. Ecco, ok.
Questo qui, quindi forse però sempre in edit mode, immagino, sì? Sì, sì, forse sì, ora io non ricordo. Vediamo così. In tutte e due funziona sia in edit mode che fuori. Sì, dovrebbe funzionare. Ah, ecco, credo che siano queste misure qui, no? Forse, ho selezionato due vertici. Vabbè, è da approfondire, io sono ancora abituato alla 279, dove in realtà era... forse è più semplice qui, però diciamo abituato alla 279, ora... Effettivamente, comunque abbiamo visto, essendo un rettangolo, che le misure sono effettivamente il doppio come la scala che abbiamo dato in questo momento. Allora, quindi per esportare adesso la nostra casa diventa semplice, andiamo a file, esporta, collada, quindi collada, il primo, quindi lo salviamo, vado nella cartella, mura, sì, e lo esportiamo. In realtà prima della lezione con Salad ci eravamo sentiti per cercare di riuscire ad importare anche le texture, diciamo l'unica impostazione che mi dà sulle texture è questa qui, ma in realtà non la apriamo perché alla fine in OpenSim non vengono comunque importate le texture e addirittura si va a peggiorare già ancora di più la situazione che si ha senza inserire questa ulteriore spunta alla texture. Quindi esporto semplicemente il modello, vado in OpenSim e vediamo, sperando di riuscire a farlo subito, penso che sia una cosa veloce dato che sono pochi vertici. Importa, vado a cercare la mia cartella, mura, vado ad inserire la spunta a texture per il semplice fatto che se le texture non vengono salvate, almeno i colori, se abbiamo attribuito dei colori alla stanza, vengono mantenuti, quindi è già un punto di partenza per quanto riguarda il nostro modello. Metto magari qui, utilizziamo carica a livello di dettaglio precedente e faccio il caricamento dei pesi e delle tariffe. Carica, ok, andiamo in elementi recenti. Oh, ecco qui. Questa è la nostra casetta caricata. Ora, una cosa che possiamo fare molto velocemente è quella di togliere la texture grigia che praticamente viene messa di default su tutte le facce. Quindi vado a texture e metto la texture vuota. E poi importo le texture, perché quando io vado praticamente a salvare il punto .bj da Sweet Home, vengono salvate anche tutte le texture relative al modello che io sono andato ad esportare. Quindi in modo molto veloce vado a carica in blocco, così, vado a recuperare i miei file e seleziono con il tasto Shift tutte le texture, con Shift e Control, magari meglio con Control se sono separate naturalmente, tutte le texture della mia casetta. Quindi premo apri, mi chiede appunto di fare l'upload di tutte le immagini e queste sono praticamente tutte le texture che appartengono alla mia casa. Quindi riconosco che questa è la texture esterna, quindi semplicemente la vado a trascinare, magari togliamo questo arancione che ha messo. Poi vediamo un po' che altra texture abbiamo. Credo che questo sia il pavimento, quindi lo inserisco. In realtà, come avete visto, su OpenSim resta comunque qualche problemino, insomma. Questa è bianca. E naturalmente, per quanto riguarda il vetro, diciamo che almeno il lato positivo è che la cosa diventa più semplice rispetto a quello che abbiamo fatto per Mozilla, insomma, andare a vedere i nodi, eccetera. Qui semplicemente basta aumentare la trasparenza
dal nostro menu di costruzione, potete anche regolarla a seconda di ciò di come appunto la volete. Verifichiamo che il problema non c'è, quello appunto di oltrepassare le mura. Ecco, sì. Quindi praticamente, come vedete, se io vado a sbattere sulle pareti, praticamente non si riesce ad oltrepassare le mura. Niente, quindi verifichiamo semplicemente che effettivamente poi con il secondo metodo siamo riusciti ad esportare solo l'arredo, no? Perché per quanto riguarda il secondo metodo abbiamo utilizzato invece l'export solo delle parti selezionate, quindi verifichiamo che effettivamente nel file obj dell'arredo ci sia solo l'arredo. File importa obj e prendo l'arredo. Naturalmente anche in questo caso verrà un arredo enorme. E quindi vi consiglio una cosa essenziale, quando caricate in OpenSim la vostra casetta, evitate di fare altre scale prima di aver caricato tutto, altrimenti poi non vi troverete più con la scala anche dell'arredo, qualora voi dobbiate caricare anche l'arredo. Quindi vi consiglio, prima di caricare tutto, qualora vi accorgiate che le misure, le proporzioni non siano corrette, scalate tutto insieme. Quindi in questo momento io mi riporto alla scala che ho dato alla mia casetta, quindi ho praticamente dato una scala il doppio di quella reale, quindi moltiplicherò per 0S0.02. Ok. Mi accorgo adesso che l'arredo è a dimensione, diciamo, corretta, che c'è tutto, quindi c'è tutto ciò che volevo, e nello stesso modo esporto in con la data. Quindi vado a stanza lezione, arredo, esporto. Proviamo adesso a caricare. Quindi nello stesso modo, wishi, caricatello, adesso vediamo, arredo. Come vedete, anche se in realtà c'è poca roba, diciamo, per quanto riguarda l'arredo, sono già 16.000 vertici, quindi diciamo che l'arredo è abbastanza pesante rispetto poi alla casetta, no? La casetta era, credo, 8.000 vertici, no? Quindi non era decisamente così pesante. Quindi a mano che aumentano i vertici abbiamo problemi per quanto riguarda la fisica. Anche in questo caso metto la texture e vediamo se riesce a caricarmi tutto. In questo caso perderò un po' più di tempo sicuramente. Nel frattempo verifico se ci sono domande, perché io la chat non la vedo. Usare il un attimo. Si possono sì, per gli arredi si possono cambiare le texture. Allora, qui dice che c'è stato un errore di andare a verificare il registro firestorm.log. Sal, dove tu, ecco appunto, dato che è arrivato il messaggio, e tu sai benissimo dove andare a mettere le mani qui, magari così vediamo subito e facciamo vedere anche agli altri questa cosa interessante che mi dicevi. Sì, perché quella cosa lì capita sovente, mi sentite? Sì. Sì. Allora, io intanto non me lo ricordo mai, ma io ho il mio Google interno, no? E cerco firestorm.log, ha detto lui. Sì. E a me lo dà sotto users, mio nome, updata, roaming, Firestorm X64 logs. Praticamente sotto, se tu apri una
una finestra di File Explorer e scrivi percento app data percento. Dove? Apri una finestra di, sì, la finestra di Explorer di Windows, quindi l'apri con così. Io di solito l'apro con Windows E, sono sempre molto ormai imparato quella cosa lì, se no è presente il tastino Windows? Sì, ci sono. Premi Windows e premi E insieme, Windows E. Ah, ecco, quindi diciamo che... come fosse un Alt, ecco, okay. E ti apro Explore File, poi lì nell'accesso rapido dove te lo dici scrivi percento app data, percento lo vedi? No, non lì, lo metti a sinistra dove c'è scritto accesso rapido. Ah, ok, ok. Clicca e adesso lì scrivi percento app data percento. Ancora per cento, è un modo strutturato, okay. Per cento, app data per cento. Si vede che tu non hai mai fatto Minecraft, perché i ragazzini di 5 anni imparano questa roba. Ecco, allora, ecco, fatto, qui, credo che sia qui, no? Devi andare nella ROM, sei andato, sì. E poi c'è un firestorm.log, questo. Firestorm non è qui, quindi... user settings forse qui? No, allora scusami, sei andato sotto app data, mm-hmm. E sì. Poi sotto app data devi andare sotto roaming. Roaming, sì. Firestorm x64, quello che è, ok, sei andato. No. E poi logs. Mm-hmm. Ecco, poi tu probabilmente qui non hai abilitato la visualizzazione delle cose, però se vai sotto quel Firestorm che vedi, sì. Se tu lo clicchi, quello lì è un, probabilmente lui, sì, è lui. Ah, ok, quindi qui poi dovrebbe darci qualche informazione su perché non è andato a buon fine. Sì, io faccio molto più in fretta perché lo chiedo al mio Google e chiedo Firestorm.log, cioè lui me l'ha prosciutto. Ah, ecco, effettivamente diventa eccetera. Qui fai Ctrl F e cerca DAE, perché poi stai facendo un caricamento DAE. Ok. E qui ti fa vedere tutte le cose. Solo che tu hai fatto diversi caricamenti, quindi ci saranno probabilmente... Quindi vai in fondo al file e poi fai ricerca. Quindi sarà, diciamo, l'ultimo dovrebbe essere. Sì, però fai prima andare in fondo al file, proprio posiziona il cursore in fondo, okay, al file, e poi cerca su, dici direzione su. No, su, vedi la finestrella di ricerca. Ah, direzione su. No, direzione su. Ok. E poi fai trova successivo e lui dice trova il DAE. È impossibile trovarlo, ecco, vabbè. Non te l'ha trovato. Va bene, vabbè, diciamo che comunque questa dovrebbe essere la procedura per cercare di recuperare l'oggetto, capire che cosa succede. Cerca error magari anche sono. Vediamo un po' error. Vabbè, diciamo che la cosa... sì, ora qua ne dice parecchi. Perché in teoria bisognerebbe cercare il dato. Sì, in realtà diciamo forse dovrebbe andare se faccio un control C. No, sono già linkati tra di loro. Sì, diciamo che se vado ad esportare meno oggetti... Prova a vedere la scala, anche se è giusta, sì. Sì, a meno che non siano questi fiori praticamente che danno un po' fastidio. Ah, può darsi che non ce la faccia perché è troppo grosso. Proviamo a... Ma tu non l'avevi già importata prima? Sì, infatti, ogni tanto mi esce sta cosa così. Allora. Avete capito perché io preferisco di gran lunga Mozilla Hubs? Non, ecco. Non è che voglia disdegnare cosa, però... Diciamo, allora, provo a fare così. Togliamo il vaso, perché credo che sia questo forse. Adesso lo sto facendo da Blender. Diciamo. Comunque, scusate, mi pare che la scala, la rotazione fosse sbagliata.
La rotazione? 90 gradi, dice. Beh, prova a fare le ply scale comunque, tanto male non fa. Apply rotation scale, alta. Alto A. Alto A. Rotation scale, no, rotation scale. Sì, fatto. Sì, non avevo visto la cosa. Non succede nulla. Andiamo così, vediamo se va. File. La data è... sì. Vedo, esporto. Sì, poi un altro trucco che dicevano 10 anni fa su Second Life era quello di scaricare su un nome di file diverso, perché a volte si sporca. Ah, ok, allora speriamo che... Texture, vediamo un po'. Potrebbe essere quello allora, perché effettivamente sto sempre sovrascrivendo... Prova a fare l'export, anziché fai che farlo, perché è un problema vecchissimo dell'import. Facciamo così. File, export. Di solito quando esporto gli metto sempre un numerello diverso in fondo, così c'ho tutta la storia, e poi cancello i vecchi alla fine. Allora, annulliamo questo, chiudi. Carica modello. Comunque al limite poi per vedere il Firestorm lo vediamo poi insieme. Sì, poi vediamo un po' come... Vedi che adesso ha preso i colori e tutto. Ora già ci sono, c'è qualcosa in più. Vediamo un po' che succede. Credo sì, sì. Ah, credo che la maggior parte dei vertici era praticamente di quel vaso di fiori. Siamo scesi dai 16.000 ai 9.000, quindi solo togliendo il vaso. Comunque è sempre molto antipatico quando importa. Sì. Io chiedevo se per gli arredi si può usare il Decimate, se ci hai provato. Niente. La guardiamo qui insieme. Cosa. Il Decimate, beh sì, si può usare, però Decimate non si sa mai dove si arriva. Comunque niente, non perdiamo tempo adesso su questa cosa qua, noi lo approfondiamo, ma credo che comunque avete capito che la tecnica proposta da Michelangelo appunto consiste nel caricare un po' per volta, magari cose piccole. Finché... Sì, in realtà forse sarebbe stato meglio proprio esportare un arredo alla volta, però effettivamente... Se magari diventi scemo per farlo. Però tu l'hai già fatto, la cosa strana è che te l'hai già fatto. Sì, sì, in realtà si può fare comunque, perché come vedete, non so qui perché non ci siano i fiori, però vabbè, non so... comunque si possono caricare anche gli arredi. In realtà diciamo che conviene esportarne veramente pochi, uno o due massimo, anzi forse è meglio diciamo che per i fidi che l'avevo proposto io, diciamo che era quello sostanzialmente di fare delle ambientazioni, no? Quindi delle stanze eccetera, credo che l'idea è quella di non mettere troppi arredi o di metterne addirittura nessuno, perché una mostra reale, quella di fare un museo, una mostra, al massimo si metterà un tavolino, molto una panchina, comunque delle cose molto semplici, no? Anzi, addirittura sì. Anche le porte probabilmente non si metteranno per dare la possibilità alla gente di entrare. Si separa di sì, il problema è anche la porta, perché che senso ha? Cioè, o uno vola e va dentro. No. Infatti io di solito suggerisco di fare le porte aperte, perché in una mostra reale le porte non di solito sono aperte, e comunque nei mondi virtuali si apre, fine. Cioè, sì. Si entra, fine. Non è che si in realtà le porte potete caricarle anche a parte, vabbè, diciamo che allora un problema, vi faccio vedere il problema qual è, perché io inizialmente avrei voluto caricare anche gli infissi a parte. Soltanto che, come vedete, quando io vado a spegnere gli infissi, praticamente i muri mi tornano chiusi.
in realtà non abbiamo più le aperture degli infissi. Quindi diciamo che per risolvere questo modo, anche perché ho visto che in realtà se qualora volesse caricarlo in OpenSim, la cosa ideale sarebbe quella comunque di andare a mettere uno script per la porta qualora ci fossero le porte. Quindi vi consiglio di andare a utilizzare dagli arredi, insomma, dalle porte, soltanto le cornici. Quindi tramite le cornici a curare... Questo è interessante, sì. Curate le porte. Sì, si possono anche mettere le porte, hai messo una porta adesso, prova a mettere una porta, si può anche decidere quanto aperta è la porta, Così. In realtà le dimensioni potete anche modificare, vedete, questa è la cornice praticamente, ma io posso addirittura modificare le dimensioni qui, quindi se la voglio più grande, piccola, insomma, vedete, così. E quindi in questo caso abbiamo risolto un po' il problema della porta, che effettivamente sarebbe meglio metterla con uno script se appunto vogliamo mettere l'OpenSim. Addirittura credo ci siano anche quelle, le feritoie per le finestre, se qui metto una finestra, quindi un attimo, è un po' piccolina, sì, l'ha fatta, è un po' piccola, vediamo un po'. Nello stesso modo possiamo tirarla, qual era il tasto, ok, questo qui. E naturalmente poi facendo il doppio clic potete modificare l'altezza, ad esempio mettere 100 centimetri. Quindi nello stesso modo avete creato anche le feritoie delle porte, quindi sia porte che finestre potete metterle a parte. Quindi diciamo che questo sarebbe il modo ideale qualora vogliate fare appunto dei progetti per OpenSim, per avere l'opportunità di animare le porte. Rispondo quindi anche a Maria, che aveva chiesto se una volta caricato in blocco gli arredi si potessero slinkare. No, praticamente quando vengono caricati in blocco, cioè vengono esportati da qui in blocco, su Blender tutto l'arredo è un unico blocco, quindi praticamente avete un unico oggetto, quindi non potete ad esempio spostare la sedia dal tavolo oppure eliminare la televisione, rimane un tutt'uno. Quindi diciamo che questo è un altro motivo per cui se volete caricare in OpenSim il consiglio è quello proprio di andare a caricare un arredo per volta, diciamo, se proprio vedete che ci sono delle cose carine che vale la pena esportare da qui per mettere in OpenSim. Ok, direi che quindi più o meno questa tecnica che hai fatto vedere è sufficiente per fare un po' di giri in OpenSim. Vorrei dire qualcos'altro? No, non so se ora, magari se qualcuno ha delle domande, non so. Diciamo che per quanto le riguarda il problema che abbiamo risolto, che è una cosa fondamentale, è stato quello di evitare che la fisica delle pareti sia fantasma, perché quella è una cosa che dà fastidio. Infatti in un primo momento avevamo pensato di rifare le pareti con i prim, però effettivamente è un po' uno spreco di risorse, quindi diciamo che è molto più semplice fare così, insomma, andare a togliere l'arredo e importare con delle fisiche corrette. L'idea non è tanto di rifare tutto, di mettere solo dei piani di trasparenti phantom per fare le collisioni, quindi magari neanche tutte, solo le cose più importanti. Infatti Rosanna gli aveva fatto fare così ed aveva funzionato, però effettivamente, come dice Michelangelo, visto che la cosa bella di Sweet Home 3D è proprio quella di riuscire a fare le pareti, se poi devi ricostruirle allora viene a perdersi il senso. Tra l'altro, se voi vi ricordate, io 3 anni fa, se non ricordo, avevo fatto un corso dove facevamo delle cose analoghe con un altro plugin di Blender, no? E questo plugin di Blender funzionicchiava abbastanza bene, ma alla fine avevamo verificato che era molto più complesso di questa soluzione. Non so chi se lo ricorda. Cos'era? Archipack? Archimesh. Esatto. Quindi rispetto ad Archimesh e Archipack, questa cosa qua magari fa un filo di meno, però lo fa in maniera molto più... Sì, perché l'abbiamo abbandonato Archimesh.
Ma primo perché nella versione di Blender 2.8 era diventava poi il pagamento. Ah. Cose. E secondo perché molti di voi avevano manifestato, avevano trovato una serie di problemi, non dico insormontabili, ma abbastanza grossi, no? E quindi avevamo fatto però le costruzioni, avevamo fatto, sì, anche l'esposizione. Erano sì, sì, mica... sì. Niente, si potrebbe mettere in parallelo, se uno ha voglia di vedere, che, se si ricorda ancora quello che ha fatto, di vedere come viene meglio fra una e l'altra. Comunque, insomma, di possibilità per fare queste cose qua ce ne sono infinite. Ad esempio, una possibilità molto banale è che le pareti, le porte, così come è fatto adesso qui, si possono fare in Blender senza nessun problema, cioè non è che ci vada molto in Blender a tirare su un muro. No, ma infatti forse è la cosa più semplice. Sì, però molta gente, io per prima, se devo fare 6 stanze, no? E se devo cominciare ad alzare un muro di qua, abbassarlo, incrociarlo, eccetera, mi va via la voglia. Invece con Sweetom 3D, clicchi, clicchi, esce fuori direttamente il modello, no? Tra l'altro adesso con Blender 2.92 è uscita una funzionalità molto interessante che permette di far sgorgare, una specie di estrude tipo SketchUp, come si chiama quello di Google? Ricordate il sistema di Google? Quello che praticamente permetteva di far creare praticamente dei grattacieli in 20 secondi, no? E adesso si può fare quella cosa lì anche in Blender, quindi magari lo faremo vedere. E magari con quel sistema lì si possono fare anche delle pareti a velocità micidiale, no? Perché basta selezionare la base della parete e tirarla su. Non so se avete già provato. Tu hai Blender 2.92, Michelangelo? Allora, non so perché oggi sono, penso che sia il 2.90 questo. Ah, allora non ce l'hai. No. Magari se poi Eva, poi te lo faccio vedere, comunque è una cosa che in realtà è più divertente che utile per certi versi, ma secondo me è anche molto utile. Praticamente si clicca su un solido, si disegna un quadrato e poi lo si tira su, no? E quindi si fanno delle geometrie molto sofisticate. E comunque le prossime lezioni di Blender le faremo sulla versione 2.92 con sì. Rosalia. Quindi lo vedrai. Invece, dato che sta cominciando ad essere un po' tardi, quindi cominciamo a terminare. Allora, la coppia di moduli, quella vecchia e quella attuale, avremo un esercizio poi da lasciare a chi vuole farlo, e ovviamente l'esercizio sarà quello di realizzare una stanza, giusto Michelangelo? Sì. A scelta in Mozilla Labs oppure in OpenSim, e poi nel Classroom inserire, se in Mozilla Labs basterà inserire il link alla stanza. Se invece lo fate in OpenSim dovete dare le coordinate. Tra l'altro queste stanze dove possiamo fargliele costruire se le vogliono, tanto non credo che Allora, funzioni. c'è qualcosa, qualche spazio libero ad Archiland, mi pare. Se qualcuno magari ha già i permessi e vuole costruire lì, Archiland, vediamo. Quella appunto del progetto con Archimesh, no? Ah, dove abbiamo già fatto quello. Provo ad andare a vedere lì, così Vediamo fate un po'. vedere come. Archiland si chiamava. Archiland. Ecco. Dovrebbe essere tutto un secondo piano libero, quindi in realtà se avete voglia di costruire, di importare in OpenSim, possiamo magari vedere di dare degli spazi in questa land e poi magari Sì. facciamo anche una zona teleport per chi decide invece di importare in Mozilla, quindi sì, credo che sia libero. Cioè, sì, sicuramente questo piano è libero, ma forse anche sotto c'è qualche spazio libero che potremmo occupare. Sì, Poi si potrebbero fare sempre delle piattaforme, quindi in realtà non sono cose molto pesanti. ecco bene, Miki, fai una bella piattaforma e poi me la regali. Va bene, So che tu volevi le piattaforme. E poi invece l'ultimissima cosa che volevo dire, appunto adesso giovedì prossimo inizia Eva, no, con il nuovo corso avanzato di Blender.
Sì, io e Rosalia. Ah sì, scusa, anche con Rosalia, come avete fatto le volte scorse, l'argomento lo vuoi ripetere eventualmente? Sì, dunque mostreremo come fare in modo abbastanza semplice una landscape, cioè praticamente un terreno, e Rosalia poi mostrerà come mettere, sempre in modo relativamente semplice, dei fiori oppure dei ciuffi d'erba o degli alberelli sulla landscape. Perfetto, quindi utilizzeremo praticamente la nuova finestra editor, quella geometry node editor, ah, node editor, che è solo con la versione 2.92. Ma quindi i nodi allora li usate, che tutti dite che non vi sì, piacciono. Sì, praticamente sì, questa nuova finestra agisce comunque sulla geometria e quindi è una nuova finestra giunta adesso. Se vuoi, avevo fatto versione. un video 2 o 3 mesi fa, quando ero ancora in alfa, dove facevo vedere come costruire in maniera algoritmica dei pianeti, praticamente. Ecco, invece per la landscape c'è proprio una add-on da attivare. È Come si già. chiama? Add-on si chiama, mi pare ATN o ATN, sì, ATN Landscape, comunque lo farò vedere. Sì, tanto la Bene. settimana prossima. No, tanto devo fare la casetta ancora io. Invece, se poi vuoi, chi vuole venire, adesso non abbiamo ancora definito quando, ma vogliamo andare a cominciare a entrare in VR Chat. VR Chat si può entrare con il PC o con il visore, ma si può entrare tranquillamente senza problemi col PC. Quindi non so se lo faremo tipo questo sabato, o per esempio martedì, comunque se qualcuno di voi vuole Oh cominciare, sì, grazie. cosa? Sì, grazie, vorrei proprio venire. Sì, no, dicevo VR Chat perché nonostante che il titolo di questi due moduli era VR Chat, tra le altre cose, in realtà era VR Chat sul Duo, non so se gira, e questo sarà un problema. Comunque, per quello che ti chiedevo prima del PC, perché sul VR Chat si riescono a fare degli script in Unity che hanno la stessa, anzi, sono per certi versi anche molto più veloci e molto più efficaci di quelli che si fanno su OpenSim, no? Oggi gli ho fatto vedere o ieri a Michelangelo, ad esempio, una stanza dove cliccando sugli oggetti, questi presentavano un pannello dove di spiegazione, tipo se clicchi sulla Gioconda ti compare tutta la storia, si può sentire musica, si può sentire un sacco di cose, cosa che si fa anche in OpenSim, però in OpenSim quando ci sono più di due persone non funziona quasi, no? E invece lì più o meno funziona anche perché c'è un trucco, nel senso che poi in realtà funziona a livello di singola persona, che tra l'altro potrebbe anche essere meglio. Perché così non è che se uno clicca tutti gli altri sentono la Gioconda, no? Quindi c'è una possibilità anche di esplorazione da soli. Ma è al momento la piattaforma virtuale di mondi virtuali che ho visto essere più avanzata per fare questo genere di scripting. In Outspace si possono importare queste cose qua. Ecco, quello che stiamo facendo adesso, se volendo, si può importare anche in Outspace. Quindi se qualcuno è interessato, lo possiamo anche provare a vedere. Io ho fatto dei video l'anno scorso dove spiegavo cose simili, solo che in Outspace non si possono fare script se non in modo contortissimo che non suggerirei minimamente. Visto che c'è Rec Room che permette di fare degli script, ma non consente di importare immagini da web, e quindi di fatto per i fini educational non serve a niente. Perché dovete costruire tutto dentro il Rec Room e così via. Insomma, quindi stiamo cercando adesso di capire quale piattaforma possa essere utile per poter fare queste cose. Rimane sempre la possibilità, che un po' esploreremo nei prossimi mesi, di programmazione diretta con Unity. Vi ricordate che ho fatto già dei corsi. Quindi se volete andare via VR Chat, faremo un piccolo ingresso in VR Chat adesso in questi giorni. E poi pensavo di andare proprio a vedere una
una comunità di italiani in VR chat per farvi vedere che in realtà non esistono anche delle persone che molto giovani, peraltro, che usano VR chat sicuramente per giocare, ma anche per farci socializzazione anche a un livello interessante, insomma, no? E comunque sicuramente possono darci aiuto e sostegno. Quello che si diceva prima, Laura Antichi, no? Cioè il fatto di avere dei problemi quando si entra in una certa piattaforma, se c'è qualcuno che ti aiuta, è sicuramente bellissimo. Ok.